Wahey Kuj, benvenuti in questo nuovo video, sono AndraLink91 ed oggi siamo in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch Busters 2 Magnum. Con il video di oggi intendo finire tutto quanto il capitolo 6, quello che ci è rimasto da fare, ovvero due piani, tre incluso il secondo, e anche la storia, perché in genere ogni due piani c'è un po' di lore. E comunque sia, l'altra volta non ho visto l'apertura di questa nuova parte dell'isola, quindi intendo vederla ora. Alla fine non era nulla di che. Però, tanto per vederla. Bene, ho farmato tantissimo perché, come ho detto, gioco spesso e volentieri oltretutto. Ad ogni modo, ora c'è lo sniper da usare. Effettivamente ancora non l'avevo attivato. È un po' lento nel caricare il colpo, ma ti becca almeno al 100%. Inoltre ho portato anche a livello 30 o 31 Overgan, non mi ricordo se l'ho lasciato al 30 o se l'ho portato anche lui al 31. Comunque sia, sì, un livello piuttosto alto e lo userò poi più in là nel gioco. Per il forse levo Koros perché Micellano mi serve, dato che trova le scale, il che rende tutto molto più veloce. Potrei anche comprare le mappe, ne ho farmate un po', però si possono anche comprare, il problema è che costano 900 sfere oni, che non è proprio gratis. Il boss che c'è ora dovrebbe essere Farfavigo. Sì, mi sembra proprio lui. Perché non lo sto beccando? Boh, è andato. Comunque sia, potevo usare lo sniper effettivamente. Questa la prendo che posso rivenderla. Potevo usare lo sniper per prenderlo, infatti a quello serviva. Però... non serviva a nulla alla fine. Sono troppo livellato. Però dovevano metterlo in conto che alcuni giocatori non hanno una vita sociale, tipo me, e perdono tempo tante ore a farmare. Non ho fatto molti punti, però non importa. Metto in squadra al posto di Koros, che l'ho usato un bel po' Koros, anche nei video. Ci metto Overnian, che eccolo qua, 31, perfetto. Rango B, ma è molto forte, ha un bel po' di punti salute. Comunque sia, Koros, avremo modo di rivederlo. Bene, continuiamo. Com'è che si chiamava questo in italiano? Koros era forte, ma anche Overnian non scherza affatto. Mi sa che con Koros trovavo più sfere. Perché lui è un Oni. E quindi rilasciava le sfere. Invece ora non ne ho trovate neanche una. Può essere questo il motivo? Pronti? Il boss ci aspetta. Ma sono boss che volano quindi. Ma con l'Energy Max li becco lo stesso. Lo becco con lo sniper. Sì, con lo sniper lo becco. Volevo fare la prova, non è che servisse, però tanto facciamo un pochino di danni. Ora dovrebbe esserci lore, perché siamo praticamente all'ultimo livello col prossimo, quindi per forza lore ci deve essere. Sì, all'ultimo livello ce la danno. Va benissimo. Wow! Ori Falcon! Bello! Direi di buttarci. Bene, ultimo livello, stiamo arrivando. E se ci fosse un altro livello ancora? Beh, non è che mi dispiacerebbe, però... Big Boss... non penso ce ne sia un altro. Perché poi di altri livelli se ne aprono sempre. Però con le pietre. Ti danno delle pietre infinite... Ogni volta che finisci il livello, teletasca vulcaniano.
E poi magari se ne trovi altri con i QR code per affrontare un boss ancora più forte. Sempre lo stesso boss della pietra infinita, ma più forte. Pronti? Andiamo un po' sto boss. Ecco a che serviva lo sniper. È fastidioso. Mamma mia, quanti danni ha fatto. Ma scusami. Ma lo segue, per favore? Ma lo prende? Non ne sono sicuro. Ma sti cosi? Non lo so, ragazzi. Ok, forse lo stordiamo mentre prepara l'attacco? No, non lo stordiamo. Oh, wow, che sta facendo? Ah, aspetta! Ok, ho capito. Oh, piano. Però ho capito quello che bisogna fare. E 4 è l'ultimo. Ma li ha spenti? No. Ah, ecco, stordito, bene. Andato. Carino però. Molto interessante la meccanica. Mi ha ricordato Robonian 28. Molto carina la meccanica, davvero bella. Cavoli, era inarrestabile, eh? Se non riattivavi quelli a beccarcelo. Mi sa che non potevi neanche fargli danno alla fine. Quindi ora abbiamo sconfitto degli esseri volanti. Quindi di questo si parlava prima, nello scorso episodio, di sconfiggere esseri volanti. E la seconda spada. La prima l'ho presa e non è granché forte come oggetto. E un'altra chiave. Ragazzi. Ecco il vecchietto. Il vecchio saggio. Rendiamogli onore. Avete anche ottenuto la spada della saggezza. Tutto ciò è davvero fantastico. Ma il prossimo mostro è molto forte. O si chiama potere. Cioè, forza e potere ha lo stesso simbolo, Chikara. Però non ho capito se il mostro è forte o se si chiama forte. Dovrete attaccare con tutta la forza che avrete e colpire al Kokoro Yarebe. E usare il cuore? La forza del cuore, forse. Può contarci. Il combattimento che la famiglia Bundori aveva architettato sembra che stia giungendo al termine. Beh, questo lo dobbiamo grazie alla spada del tesoro che avete trovato. Ah, il prossimo è l'ultimo. L'ultimo tesoro delle tre spade. Il vero potere. Shin no Chikara. Quindi grazie all'ultima... Prendendo l'ultima spada risveglieremo il vero potenziale... E troveremo anche la Bambara Stone. La pietra per affrontare Bambaraya. Cavoli, ragazzi, allora manca davvero poco. Cioè, i capitoli devono per forza essere 10, non può essere altrimenti. Avrete sicuramente notato il potere di Bambaraya mentre stavate affrontando i dungeon. Sì, assolutamente. Ogni tanto si verifica qualche evento strano e se superi 3 minuti... E Bambaraya ti dà o un power up, o ti toglie la vita, o te la ricarica, però è molto lentamente, oppure ti dà delle trappole lì attorno a te. Può essere sia un alleato sia un nemico. Bambaraya è un tipetto capriccioso e nessuno può controllarne il potere. In teoria dovrebbe esserci un oggetto che puoi usare quanto vuoi. È un tesoro più raro di qualsiasi argento e oro che potrete mai trovare. Tuttavia non l'abbiamo mai data a nessuno di tutti quanti gli esploratori che si sono avventurati su quest'isola. E perché mai? La strada per Bambaraya è irta di pericoli e solo quelli che hanno un cuore giusto possono affrontarla. Un cuore giusto. Finora molte persone hanno provato ad addentrarsi in quel labirinto, persino il pirata Billy. Però comunque sia ci ha detto che forse voi potreste essere i primi che riescono nell'impresa. In effetti la famiglia Bundori ci ha rubato una chiave, però non sono ancora riusciti ad utilizzarla.
Forse perché non hanno il cuore puro e magari cercare un'altra strada è il modo giusto di arrivare al tesoro. Ho fatto un gioco di parole con cuore giusto e modo giusto. Che burlone, Whisper. Allora, andiamo a prendere quest'ultima spada del potere e poi, grazie alla Bambara Stone, potremo arrivare da Bambaraya. Forza! E si conclude anche questo capitolo. Devo ammettere che mi è piaciuto parecchio l'ultimo boss, davvero. Non me l'aspettavo un boss così carino. Ben fatto, un'idea abbastanza. Sì, era come l'idea di Robonian, ma è il boss che mi è piaciuto proprio. Il design era davvero, davvero spettacolare. Che poi io sia overlevellato, quello è un altro conto, ma per il capitolo 10 dovrò essere almeno al 40, credo. Per il momento, però. Non c'è motivo di preoccuparsi, il prossimo capitolo lo faremo in scioltezza, tutto quanto in un video solo. Spero. Ad ogni modo, Cuge, questo termina qui ed io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video. Vi ricordo ovviamente che in descrizione c'è il link per Instagram dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti che vengono pubblicati anche nella pagina community del mio canale YouTube. Vi invito inoltre a iscrivervi al canale nel caso ancora non foste iscritti e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!